sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci introduciamo nell'adorazione eucaristica con la coroncina della Divina Misericordia. Signore Gesù, ti supplichiamo, in modo particolare oggi vogliamo lasciare lo spazio alla preghiera dei più piccoli delle nostre comunità, preghiera che viene dal cuore innocente, supplica che viene in questo tempo in cui anche i più piccoli stanno vivendo questa prova, questo isolamento, questa quarantena, che si rivolgono a te. Vogliamo metterci alla scuola di coloro che tu chiedi che vengano lasciati per venire a te. Ecco, partecipare a quest'opera di annuncio del Regno ci rende capaci di ascolto della tua parola, di metterci anche noi alla scuola dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo.
chinati su di noi peccatori. Risana la nostra debolezza. Sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Il dono del tuo spirito per aprire le porte del nostro cuore per questa preghiera in cui ci mettiamo in adorazione di te. In cui portiamo le preghiere dei più piccoli, innocenti, alle nostre comunità cristiane. In queste settimane hanno vissuto anche loro con fatica questi momenti, ma hanno confidato in te. Thank you.
vogliamo cogliere per prepararci bene, per far entrare nelle nostre case, nelle nostre famiglie, trasformare le nostre case in un tempio di gioia, in chiese domestiche. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento. Gloria al Padre, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Gran Sacramento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e Gesù mio,
Credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amiamo sopra ogni cosa. Ti desideriamo nell'anima nostra. Ora non possiamo riceverti nella Santa Comunione. Vieni spiritualmente nel nostro cuore. Come già venuto, noi ti abbracciamo, ci uniamo totalmente a te. Non permettere che noi ci separiamo mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Beata e sempre Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen.
dal libro di Tobia, capitolo 13, dal primo versetto. Allora Tobi disse: benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno. Egli castiga e ha compassione, fa scendere agli inferi nelle profondità della terra e fa risalire dalla grande perdizione. Nessuno sfugge alla sua mano. Signore Gesù, sappiamo che tu e il Padre, sappiamo che permettete, che permetti la sofferenza, il male, affinché sia forgiato il bene, affinché sia occasione per crescere alla scuola del tuo amore. Signore Gesù, in queste settimane abbiamo fatto esperienza e facciamo ancora esperienza di questo male che uccide il corpo, questo virus che ha paralizzato nel corpo, nello spirito e nella psiche e anche nel mondo tante situazioni, tante realtà. Ma tu, Signore Gesù, non smetti di donarci il tuo spirito per avere luce, per guardare che c'è un male più grande per cui metterci in guardia, che superando questo male, anche questo terribile virus, può essere combattuto, è il peccato, Signore Gesù, il rifiuto di te, Signore Gesù. Questo male, il peccato, ci spaventa più del coronavirus, perché uccide la vita eterna, Signore Gesù. Le parole dei più piccoli delle nostre comunità, la loro innocenza, la loro fiducia in te, che tendi la mano del Padre, che tende la mano, che li accompagna come ha accompagnato te, ci permette di guardare i primi passi che anche noi abbiamo combattuto, che abbiamo fatto, con cui ci hai educato. Vogliamo lasciare spazio ad alcune di queste preghiere, ad altre che è possibile ancora mandare, che poi consegneremo. Gesù, sei il migliore. Sconfiggi il coronavirus. Sei il mio preferito. Vorrei andare fuori a giocare, andare a mangiare il gelato al latte, andare a casa dei miei compagni di scuola materna. Tu hai superpoteri. Ricorda che ti mando un bacino e anche un abbraccio. Ricordati di proteggere tutti gli abitanti di questa città. Un bambino di 4 anni. Grazie, Signore Gesù, per ascoltare queste parole. Grazie, Signore Gesù, per questa innocenza che apre il nostro cuore, che ci commuove.
questa semplicità di cuore e d'animo ci permette di aprirci anche noi tutto a te. Thank you.
lodatelo, figli di Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli vi ha disperso e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza. Date gloria a lui davanti a ogni vivente, poiché è lui il Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli. Grazie, Signore Gesù, per farci vedere la grandezza del tuo amore. Il nostro peccato acceca i nostri occhi spirituali. Non riusciamo a volte a vedere i segni trasfigurati della tua presenza, del tuo amore, della tua salvezza. Facciamo a volte fatica in questi giorni di Pasqua a sentire che non dobbiamo cercarti morto nel sepolcro, perché tu ci aspetti in Galilea, risorto, potente e vivo. Vogliamo fare spazio per te, vogliamo fare silenzio per te, vogliamo pregare te. Ti supplichiamo, Signore, perché sei il nostro Dio, perché sei il nostro Padre, Dio per tutti i secoli. Gesù, proteggi tutti dal virus e stai vicino a chi si è ammalato. Grazie e ciao. Da un bambino di 10 anni della nostra comunità. Signore Gesù, ti affido le famiglie affinché stiano tutti bene. Ti affido tutti i nonni della terra e i bambini affinché in te trovino forza e coraggio. Signore Gesù, affidiamo al tuo cuore i sacerdoti e tutte le chiese perché si riaprano per pregare alla tua presenza. Amen. Da una bambina di 9 anni.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 59, versetto 21. Il Signore dice: questa è la mia alleanza con voi. Ora vi affido il mio messaggio, perché ve lo tramandiate per sempre, e il mio spirito sarà su di voi. Non li toglierò mai, né ai voi, né ai vostri figli, né ai vostri discendenti. Lo prometto io, il Signore. Signore Gesù, grazie per questa parola, grazie perché l'alleanza la stipuli tu per primo con noi, Signore Gesù. Grazie perché ci doni fiducia e fedeltà nella discendenza. Grazie perché ci assicuri di custodire di generazione in generazione la tua parola. E non la toglierai mai. Ai nostri figli, ai figli delle famiglie della nostra comunità, ai discendenti, oggi, che in modo particolare lasciamo la voce ai figli, ai più piccoli della nostra, delle nostre comunità, questa parola profetica dell'Antico Testamento risuona come vita, come speranza nell'azione educativa alla fede dei più piccoli, come incoraggiamento e come forza. Purtroppo, con questo diavolo di coronavirus, che è diventato nostro nemico nel mondo, abbiamo un motivo in più perché dobbiamo essere tutti uniti nella preghiera. Allora tutto andrà bene, perché c'è Gesù che ci protegge. Un bambino di 8 anni. Mio caro, buon Gesù, guarisci tutte le persone ammalate, dona a loro la pace. Grazie, Signore.
Jesus,
ci è affidato. Non vogliamo più perdere ogni minuto della vita che ci è affidato. Aleluya. Aleluya.
dal Salmo 85. Hai sempre amato la tua terra, Signore. Hai fatto ritornare i deportati di Israele. Hai perdonato i nostri peccati. Hai dimenticato le nostre colpe. Hai ritirato le tue minacce e hai placato il furore della tua collera. Signore Gesù, ancora ci prometti amore e fedeltà e cura per la tua terra, anche per tutte le volte che non abbiamo rispettato il creato, per tutte le volte che non abbiamo saputo prenderci cura gli uni degli altri, per quando non abbiamo saputo dire grazie. Ancora ci fai ritornare, ci ridoni fiducia, ci ridoni libertà, ci ridoni il tuo amore. Placi ancora la tua collera. Grazie per le tue piaghe, Signore Gesù, per le tue mani forate, per i tuoi piedi bucati, per la corona di spine, da cui scaturisce la salvezza e da cui il dolore più grande non sono i buchi dei chiodi, il dolore più grande è per chi non si lascia guarire dalle tue ferite, dalle tue piaghe. Dio Salvatore, riavvicinati a noi. Dio Salvatore, fa cessare il tuo sdegno. Resterai per sempre irritato con noi. Torna a darci la vita e sarai la gioia del tuo popolo. Mostraci ancora il tuo amore fedele e donaci la tua salvezza. Signore Gesù, tu ci hai donato l'esempio lavandoci i piedi. Tu non ti sei lasciato compatire da Pietro. Ti sei messo al servizio. Quante volte dobbiamo essere compatiti? Quante volte facciamo fatica a lasciarti il primo posto nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei luoghi di lavoro. Anche tu sei stato in fila, anche tu hai ricevuto il battesimo, ma il Padre ti ha riconosciuto e noi abbiamo accolto il tuo essere iniziativa per noi. Ascolterò il Signore, nostro Dio. Certamente ci parlerà di pace se restiamo suo popolo e suoi amici e non ritorniamo sulla via degli stolti. Signore, aiutaci a non ripartire come se nulla fosse accaduto. Abbiamo davanti un tempo nuovo. Abbiamo davanti un tempo in cui ci prepariamo a ricevere il dono del tuo Santo Spirito. Vogliamo che questi semi che abbiamo piantato con sofferenza non siano caduti sull'asfalto, siano invece continuamente bagnati dalla nostra preghiera, anche se sappiamo che sei tu che fai crescere, Signore. Sì, egli è pronto a salvare chi l'ascolta, con la sua presenza riempirà la nostra terra,
Amore e fedeltà si incontreranno, giustizia e pace si abbracceranno. Siamo divisi, ma più uniti alle persone più vicine, Signore Gesù, che ci piacciono o che non ci piacciono. Non possiamo decidere chi abbracciare in questi giorni, Signore Gesù, ma prima di cambiare gli altri abbiamo un'opportunità: lasciarci cambiare da te. Dal tuo amore, dalla tua misericordia, e non facendo finta del nostro peccato e delle nostre fragilità. Solo così il mondo sarà diverso e noi cristiani abbiamo un ruolo importante in questo tempo in cui la comunità primitiva, la comunità delle origini, Signore Gesù, ci sta mostrando il passo da avere. Così come Pietro e i primi apostoli, anche noi, Signore Gesù, vogliamo prendere questo passo. Non vogliamo obbedire agli uomini, ma obbedire a Dio. Vogliamo obbedire a te, Signore. Dal cielo scenderà la giustizia, la fedeltà germoglierà dalla terra. Il Signore ci darà la pioggia, la nostra terra produrrà frutti abbondanti. La giustizia camminerà davanti al Signore e seguirà la via dei suoi passi. Come a Pietro, Signore Gesù, gli hai detto di stare dietro a te quando non accettava la croce, accettava i tuoi miracoli, accettava le guarigioni, accettava la chiamata, ma all'annuncio della passione Pietro ha lasciato emergere ciò che di diabolico c'era nella sua vita, perché va in giro cercando di divorare il male. Allora noi vogliamo avere un'armatura più forte per non lasciarci colpire inavvertitamente. È l'arma del tuo amore, è l'arma del tuo sacrificio, è l'arma dei tuoi sacramenti e della tua presenza. Signore Gesù, ti affido questo periodo di pandemia e tutte le persone che si sono ammalate e soprattutto quelle che hanno perso la vita, perché siano con te in paradiso, anche se in questi giorni non possiamo venire a messa. Io so che noi siamo nel tuo cuore e tu sei nel nostro. Grazie per questa possibilità che ci dai di preghiera,
Adesso, Signore Gesù, ti chiedo, nel nome di Gesù tuo Figlio, stendi la tua mano potente e liberaci da questa pandemia, perché possiamo ritornare a fare la tua volontà. Amen. Una bambina di 11 anni. Purtroppo, Signore, fa che in questo momento di difficoltà possiamo trovare in Te un saldo riferimento. Signore, dona serenità a tutte le famiglie che in queste settimane sono state costrette a rimanere a casa. Per i volontari, i medici e tutte le persone che stanno supportando questo difficile momento. I bambini di una delle famiglie della nostra comunità.
dal libro di Tobia. Dio vi castiga per le vostre iniquità, ma avrà compassione di tutti voi. Vi radunerà da tutte le nazioni fra le quali siete stati dispersi. Quando vi sarete convertiti a Lui, con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare ciò che è giusto davanti a Lui, allora Egli ritornerà a voi e non vi nasconderà più il suo volto. Ora, guardate quello che ha fatto per voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore che è giusto e date gloria al Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e la sua grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e fate ciò che è giusto davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e ad avere compassione di voi. Io esalto il mio Dio. L'anima mia celebra il Re del Cielo ed esulta per la sua grandezza. Grazie per la tua compassione, Signore. Grazie per radunarci ancora dopo la dispersione. Grazie perché dopo la conversione del cuore, la conversione dell'anima, ritorni a noi e non ci nasconderei più il tuo volto, Signore Gesù. Ti benediciamo, Signore. Ti diamo gloria, tu che sei il Re dei secoli. E oggi ti lodiamo nel nostro esilio, sì, perché questa quarantena è il nostro esilio, Signore Gesù. E se lo riconosciamo come tale, noi possiamo convertire il nostro cuore e la nostra anima per tornare a fare ciò che è giusto, perché tu possa tornare ad amarci. Perché sappiamo adesso e desideriamo con tutto il cuore tornare a celebrarti, Re del Cielo, ad esultarti per la tua magnificenza. Tutti ne parlino, tutti diano lode a Lui in Gerusalemme, città santa. Ti castiga per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i figli dei giusti. Grazie, Signore Gesù, perché hai pietà per questi tuoi eletti che hanno pregato, che si sono rivolti a te con il loro cuore, insieme con loro anche gli altri, che
che si rivolgono a te, che non abbiamo letto in questo momento, perché tu allieti tutti i deportati, perché tu ami tutti gli sventurati per tutte le generazioni future, di generazione in generazione. La tua misericordia si stende su quelli che ti temono. Donaci onestà intellettuale, Signore Gesù, per riconoscerti, riconoscere la verità, riconoscere l'opera del tuo Spirito. Riconoscere dove tu hai agito e dove agisci, Signore Gesù. Perché non ci perdiamo più niente di ciò che hai donato, di ciò che hai creato, ciascuno secondo le sue responsabilità. Il marito, la moglie, il papà, la mamma, il sacerdote, l'insegnante, l'allenatore, il catechista. Ah, Signore, che con tutto il nostro cuore ci prendiamo cura di Te, dei doni che ci hai dato. Thank you.
preghiere, di tutte le preghiere che abbiamo letto, di quelle che non abbiamo letto, di quelle che sono arrivate attraverso i social, perché sono accolte da te, sono portate da te attraverso i nostri cuori. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Maria, che ci hai preso per figli, ai piedi della croce. Maria, che sei la madre nostra e del nostro Dio e fratello Gesù, hai ascoltato e ti affidiamo le preghiere e la voce dei tuoi figli, in modo particolare i più piccoli. Il tuo figlio Gesù è morto per noi, per darci vita e pace in questo e nell'altro mondo. A te che sei stata la prima pietra della nostra redenzione, ci volgiamo per avere vita, salvezza, pace. Perché l'abbiamo demeritata di avere, con la nostra forma di vivere contraria e ribelle alla dottrina del Figlio tuo. Pietà di noi, Maria, che generasti al mondo la misericordia stessa. Salvaci dalla furia nemica, salva le nostre chiese e le nostre case, che ti riconoscono regina e patrona. Salva noi, prostrati ai tuoi piedi. Salva quelli che l'infermità impedisce di essere prostrati. Salva gli assenti con la loro volontà pervicace, i figli sviati, i disgraziati più grandi perché hanno perso la luce, la via, la vita, perdendo tuo figlio, verità vera. Perché possa entrare meglio la nostra preghiera nel tuo cuore pietoso, Maria, ci spogliamo dei rancori, dello spirito di vendetta, della sete di essere crudeli come altri lo sono con noi.
ci ricordiamo che siamo tutti creati dal Padre, tutti fratelli del Figlio, tutti amati dallo Spirito. Dal tuo cuore fa scendere su di noi la grazia della salvezza per queste comunità, per la nostra patria, per il mondo che muore fra le rovine per aver perduto di vista il cielo. Santa Maria, prega per noi. Rendiamo grazie, Signore Gesù, perché questo tempo di Pasqua riconosciamo Te che sei la pietra angolare. Noi che abbiamo scartato, noi costruttori, quando abbiamo costruito la nostra vita, tante volte Ti abbiamo messo da parte, ma in questo tempo vogliamo rinnovare la nostra ferma decisione di metterti a fondamento
delle nostre famiglie, delle nostre comunità, perché tutto non sia come prima, ma sia una nuova creazione. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel sacramento mirabile del tuo corpo e del tuo sangue ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adorando con viva fede questo santo mistero riceviamo in noi i benefici della redenzione operata da te, nostro Signore e nostro Dio, che vivi e regni con il Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Diamo lode al Signore. Rendiamo grazie a Dio. Potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, grazie, infinitamente grazie, grazie, grazie di ciò che sei per noi. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie.